Grazie Presidente, arriviamo all'esito di questa discussione che è durata diversi mesi, con la quale abbiamo inserito un punto essenziale all'interno del panorama giuridico di questa città. I cittadini devono avere la possibilità di scegliere come investire i loro soldi, i soldi di tutti i cittadini, i soldi del comune, le risorse che loro pagano e vanno a corrispondere all'amministrazione quando iscrivono attraverso magari anche le mense oppure pagano i vari bollettini per i vari servizi. Ecco, quei soldi sono i loro e devono assolutamente avere l'opportunità di scegliere. Quindi non è più soltanto la politica che deve decidere, ma anche i cittadini devono avere la possibilità di scegliere come riqualificare la città. Devono poter scegliere come migliorare la qualità della loro vita, devono poter scegliere quale area verde finanziare un anno piuttosto che un altro, quale preferenziale magari far partire un anno e rilanciare l'anno successivo, far decidere quali infrastrutture, quali interventi, quale scuole magari far partire e riqualificare per un anno e sacrificarne alcune piuttosto che altre. Questo, Presidente, serve per ricostruire un qualcosa che secondo me nel corso degli anni è andato perduto e che forse questo regolamento potrà darci. Presidente, è un senso di comunità. Un senso di comunità che consente alla cittadinanza di sentirsi parte di qualcosa, di sentirsi parte di una città, di sentirsi responsabile nel poter scegliere effettivamente come utilizzare i propri soldi. Questo è un regolamento che, come abbiamo già detto, resta all'interno del panorama della città. Non è una riforma che vedrà immediatamente, no, i suoi effetti. Ovviamente la applicheremo il prima possibile, ma vedremo come potrà migliorare nel corso degli anni e nel corso dei decenni, come è stato per tanti altri regolamenti. Quindi è una riforma strutturale, una riforma sostanziale, quelle riforme con le quali i cittadini ci avevano mandato qui, ci hanno mandato qui per cambiare la città. E noi questo lo voglio dire con forza, se lo diciamo lo facciamo. Con questo regolamento del bilancio partecipativo Roma cambia veramente. Roma cambia e effettivamente porteremo all'attenzione della cittadinanza un qualcosa che loro non hanno probabilmente mai avuto, la possibilità di sentirsi parte di un qualcosa. Questo soltanto col Movimento 5 Stelle poteva accadere, Presidente, alla guida di questa città. Tante cose vengono dette, e sono state dette nel corso di questi primi anni di consiliatura. È una città che, come abbiamo visto, abbiamo trovato con 12 miliardi di debiti. Ecco, l'eredità del passato è quella, il futuro è il bilancio partecipativo, Presidente. Grazie. Grazie a lei.